Oh, mamma, da tantan. È una bella fatica. Ti detto al bar che... Dai che impiamo la radio. Bella fatica. Mai come cambiare il calendario, però. Allora, 1970. Sono le 7:30. Alza, vamo. Da un'ora che sono al bar. Allora, un caffè. Radio Mattina. Radio Mattina. Vai, tacca per la musica. Buongiorno, vi parla Stefano. Oh, stamattina che la canzone inglese. Mai in dialatta, mai. Del signor Robinson, cosché. Ti cantami, ti tira, va, speriamo che in dal futuro in vende le scrani corrodi, perché... Ah. Senti? Oh! Salve! Amore, ci fa 3 caffè! Subito! 3 caffè! Come li volete? Allora, il mio ristide me lo fai lungo, ma senza zucchero, eh? E ci metti un goccio di dolcificante che sono a dieta. Okay. Ma già che ci sei, me lo correggi con un tintinino di San Pochino. E la buon gustaia. A me invece me lo fai, no? Lungo, in tazza fredda, con un poco di anice. A me decaffeinato, in tassa di vetro, con 3 lacrime di latte tiepido e una nuvola di cacao. Viva il cavalbava! No, aspetta che quel che anche sia scritto invece che bar ufficio miracoli! Come si è venuto? Sapete, no, santo cielo, nel venire qua sono passato per la piazza, no? E c'erano manifestazioni femministe e tutti che urlavano, no? Tremate, tremate, le streghe sono donnate, santo cielo. Oddio, ma cosa volevano stavolta quelle scalmanate? Ma che scalmanate? C'hanno ragione! È ora che le donne si sveglino! Meno male che le ragazze di oggi l'hanno capita! Mica come noi, coglione! Tutte casa, letto e chiesa! Oh, lasciate stare da 80 anni, ride! E che si sono mandato la testa, santo cielo! Pensi, no? Che mia figlia voleva fare il dottore. Ma dico io, santo cielo, no? Chi vuole che si faccia curare di una donna dottora? Allora mio marito l'ha si detto, no? Se proprio ti vuoi lavoreare, fai la prof. Così si lavora mezza giornata e l'altra mezza ti dedica a marito e figli, santo cielo. Oppure fai la segretaria d'azienda, così magari il tuo principale si innamora di te e fai anche un buon matrimonio. Tu invece la mia vuol fare l'avvocato. Ah, beh, l'avvocato è un bel mestiere, eh? Ah, perché sì, poi con gli anni vedi la spinta giusta. Ma può anche essere che diventi pubblico della ministra... quello lì, insomma, ma cognacchio, pubblico la della ministra istruzione, ecco la menuta. Ma si figurati, questa storia della parità di diritti è un'altra maniera per si fregarci e per farci lavorare il doppio. Le donne non si riusciranno mai a far carriera, santo cielo! Dipende, certo che se tu insegni alle tue figlie che badare ai bambini, pulire la casa e far da mangiare sono robe solo da donne, non le aiuti proprio. Mo sì, poi c'è quell'altra storia della liberazione sessuale. Sarà sempre meglio di come eravamo noi, che arrivavamo al matrimonio, che non sapevamo niente. Pensa che mia madre
sulla camicia da notte da sposa ci aveva ricamato: non lo fo per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio. Che se non vuoi mettere su la squadra di calcio, sono 3 o 4 bonus in 30 anni di matrimonio, eh? E in breve un bonus de più, un quel di più. C'è stata Lucina Tlassa la vesta, te? Oh, Aristidino, questi sono poi affari miei. Anzi, è proprio questa la questione. Finora sono sempre stati gli uomini a dire alle donne cosa dovevano o non dovevano fare. E prima il padre, e poi il marito, e poi anche il prete. Adesso è ora che le donne cominciano a decidere da sole! Oh, se mi spacchetta avrei, mi spacca che gna! Di quello che vuoi, Santo Cielo, ma non si riuscirai a convincermi. E sai che ti dico che abbiamo argomento, Santo Cielo, Aristide! Ti se tu l'hai visto il festival di Sanremo? Al festival Sanremo siamo ancora lì? Con le solite cose? Ma adesso, in un attimo, girate la manopola, possiamo ascoltare la radio, la musica di tutto il mondo, rock, pop. Girate la manopola e siamo a New York, la torni a girare, siamo a Londra, magari anche a Cuba. Basta con questa solita musica, basta, non se ne può più. Mo sì, Aristide, ma la canzone italiana! Sì, sempre qui, là, sempre qua, là, con la, col testo, con le parole, che è amore, che fa rima con cuore, basta! Ma almeno si capiscono le parole, mica quella roba che ascolti te che non si capisce niente! Allora, beh, guardate, ma soprattutto ascoltate che vi faccio sentire la differenza, va bene? Stai bene a te? Andiamo, via! La parte